Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, nuovo shopping. Vi faccio vedere cosa ho comprato da Unicross e vi faccio vedere che cosa ho acquistato da casa, risparmio casa. Iniziamo da Unicross. Non avevo voglia di prendere il cavalletto e allora uso il braccio. Allora, mi servivano reggiseni, calzi, ho preso questi. Allora, sono tre reggiseni diversi, questo qua. Allora, questa, credo, questa è una quinta. Perché mi hanno dato una quinta? Non lo so. Comunque. Questo è un reggiseno bianco morbido, fatto così. Adesso con una mano è un po' difficile farlo vedere, comunque così morbido bianco, carino. In più ho anche il logo qua del cuoricino. Comunque fatto così. E dovrebbe essere, boh, qua c'è scritto quinta D, ma in teoria è, cioè, non so perché c'è scritto quinta D. Comunque, questo reggiseno bianco ho preso, credo 21 euro se non mi sbaglio. Poi ne ho preso un altro, però questo è diverso, marca diversa. Questa è una sesta C. Scusate per la luce, ma sembra che non si veda niente. Comunque, questo invece è fatto in pizzo, fatto così. Perché ha la coppa così in pizzo e vediamo se riesco a appoggiarvi. Scomoda farvelo vedere così. Comunque, vabbè, questo è il secondo fatto così in pizzo. È una sesta. Dato che non è facile trovare la mia taglia, e tantomeno io lo voglio senza ferretto. Sia poco imbottito, ma perché quelli senza l'imbottitura, cioè poca imbottitura, come ad esempio questo, mi danno fastidio, specialmente quando è freddo così. Però è pochissima imbottitura, cioè proprio non ha proprio non è proprio imbottito. Per cui questo è il secondo che ho preso. Poi questo è il terzo invece, sono tutte marche diverse, questo è fatto così, questo mi sembra una sesta C, i prezzi non so perché non ci sono qua, comunque vabbè, questo invece è sempre bianco, fatto così, diverso, anche questo senza ferretto. Perché sotto non c'è il ferretto e è poco imbottito, cioè perché si vede che cioè, leggermente solo per non dar fastidio, ma è comodissimo. Infatti, così secondo me è molto comodo. E ne ho presi tre tutti diversi, però appunto non riesco mai a trovare la mia taglia. Che è una sesta, perché tutte le taglie grandi non ci sono mai, non lo so, per quelli che ce l'hanno, cioè o non se li mettono oppure non riesco a capire il perché. Comunque, vabbè. Poi preso le calze, ho preso questo paio di calze grigie fatte così, mi sembra 3 euro. Questa è taglia unica 35-40 e 3 euro grigie con la scritta. Poi ne ho prese nere, fatte sempre così, con la scritta bordino. Poi ho preso un altro grigio uguale, che queste costavano sui 3 euro, ma è buono perché sono tante. Per cui ho preso questo qui, un altro paio. E poi due paia, uno rosa, cioè due paia di questi, che uno rosa così e uno blu, fatto così. E
dato che tutte le calze ce l'ho rovinate e poi non ce le ho proprio, ho provato ad andare a vedere qua. Diciamo che pensavo che ne aveva tante, ma invece alla fine ho trovato solo queste qua. Per cui credo che andrò poi ad Arese dove ce ne sono tantissime. Vabbè, almeno ne ho presi un bel po'. E lo scontrino, vediamo se è questo. No. Dovrebbe essere questo. Questo è lo scontrino dell'Unicross. Allora, vediamo se c'è scritto Reggiseni. Dovrebbe essere. Allora, uno costava 33, 33,90. L'altro 22,90. Così è meglio forse. Allora, uno invece di pagarlo 33,90 me l'hanno scontato, cioè mi hanno tirato via 14,88 euro. Invece gli altri costavano 22,22 però con lo sconto di 9,78 euro in meno, per cui proprio poco, perché erano due, no, tre. E le calze 2,22 euro e uno, no, e l'altro 3,99 euro. Totale 78,03, perché giustamente mia mamma poi ha preso altre due cose e alla fine ho preso solo tre reggiseni che poi alla fine solo i modelli c'aveva solo quelli, non è che ne aveva tanti. Vabbè, ho preso questi e me li faccio bastare. Massimo poi se trovo un posto dove li vendono con la mia stessa taglia, che giustamente non costano più di 20 euro, magari. Cioè, perché di solito costano 60 euro i reggiseni della mia taglia. Invece quelli che non hanno taglie grosse, come le mie, sui 10 euro se le cavano. Invece io no, ovviamente. E niente, questo è quello che ho preso da Unicross. Adesso vi faccio vedere in un'altra clip che ho registrato, il risparmio a casa cosa ho preso. Per cui vi lascio alla clip. Allora, svuota, diciamo, più che altro acquisti da risparmio casa. Lo scontrino è sommerso, non so dove, ma lo recupero dopo. Vi faccio vedere tutte le cose che abbiamo preso per la casa, che poi in generale. Allora, prima di tutto questo, l'ammorbidente favoloso che io mi sto trovando bene ed è molto buono. Questa volta ho provato a prenderlo a vaniglia e a orchidea. Poi ho preso questo qua per la lavatrice dell'omino bianco, quello lì del color. Poi il Ditsan lavanda, questo qua è buono. Scusate per il gatto, ma rompe le scatole ogni volta. Ah, ne ho presi tre, questi qua di omino bianco e uno è qua, questo. Poi spugna magica, questa qua è ottima, è buona. E devi solo bagnarla con l'acqua e pulisce tutto, per cui ce ne sono dentro tre. Ho preso questa. Poi ho preso lo shampoo per i capelli, volevo provare questa marca Vital Carré, shampoo rinforzante, non lo so com'è, lo proverò e poi vi farò sapere. Se l'avete provato fatemi sapere. Comunque questo è nuovo e l'ho voluto provare. L'ho preso per la prima volta. Poi questo, tante per la lavatrice, lavastoviglie. Questo qua per diciamo tutto quello che metti dentro. Poi questo per il water.
È la prima volta che lo compro e non lo so, provo a vedere com'è, se è buono lo ricompro. Questo qua lo metti dentro nel water e boh, non lo so, vediamo come sarà. Poi ho preso questo, che è il mocio, quello che mi serviva, che si stava consumando, anzi ormai è da buttare, per cui ho preso questo. Poi le palette, ecco, a me mi cade giù tutto. Le due palette, che ovviamente sono queste due. C'è il mio gatto che scassa. Poi i dentifrici, uno Colgate al limone bio, lo proverò. Prima volta che lo prendo. Questo qua menta dente che mi sono trovata bene, allora l'ho ricomprato. I tappetini per i gatti. Questo qua li puoi mettere in lavatrice e sono ottimi, perché poi vabbè vi farò vedere. E ho preso questi due, sono ottimi, perché così almeno se si sporcano si mette a lavare. Poi sacchetti per la spezzatura, sacchetti per il freezer da congelare le cose. Ah, ne ho preso un altro di Mocio, della Villeda. Poi questo, la scopa che mi serviva, ne ho presi due perché uno si è rotta. Avevo preso due di queste. Poi questa, ovviamente la spugna, per sicurezza l'ho presa. Un altro tappetino, questo qua però un po' più lungo, è sempre lavabile. E ovviamente è morbido e si riesce a, quando invece di sporcare il pavimento, sporcano il tappeto e io lo posso Poi ho preso questo, la ricarica per i piatti, per lavare i piatti al limone svelto, che mi sto trovando bene. Ho ricomprato il Fabuloso, questo qua, il cocco, che è buonissimo, fa un odore spettacolare sui vestiti. Poi ho preso questo, la Melizia bagnoschiuma Argano e vaniglia, questo per il bagnoschiuma. Poi questo è per la lavastoviglie, il gel della Finish. Altro sacchetto della spazzatura, questi qua. Il mocio, questo qua che è lavabile, che puoi mettere in lavatrice, per cui se si sporca eccetera non lo metti in lavatrice. Ed è ottimo, questo qua lo uso per pulire o il bagno o le scale fuori quando esco. Poi qua pastiglie per la lavatrice, la lavastoviglie Finish, ogni volta mi sbaglio. Comunque queste, qua c'è lo scontrino che ve lo dico dopo. Poi altro dentifricio menta dente, questo qua dovrebbe essere buono. Altri sacchetti per il freezer. Poi qua c'è la morbidente vaniglia orchidea, due mi sembra che ne ho presi. Un altro sacchetto per il bagno e cucina. Poi altro bagnoschiuma. Altro bagnoschiuma al cocco per provare. Le spugne, queste qua, queste per lavare i piatti che mi servivano. Poi altro sacchetto. Poi ho preso questo qua per il bagno, l'igienizzante Snam Smack. Poi per provare ho preso il Quasar per la cucina, per superfici delicate. Ho ripreso l'acce, questo qua con i brillantini glitter, che è molto buono. Questo per pulire l'induzione, voglio provarlo. Infatti ne ho presi due. Un'altra spugna. Altro vicinetto, però questa candeggina ve lo volevo prendere per provarlo. L'Isonform candeggina. Allora, questo lo fate di Liquil, poi questo che è uno shampoo
di un'altra marca nuovo. Ho provato a vedere com'è. Poi questo ve lo faccio vedere. Questo per rimuovere germi e batteri, per provare a vedere com'è. Questa è la magnola e lavanda, sempre favolosa. Voglio vedere se è buona anche questo. Poi altro di questo, mi sembra, che ve l'ho fatto vedere. Altre pastiglie, un'altra confezione di svelto, quattro di sale per la lavastoviglie, un altro di questo qui di brillantante, qui c'è un altro di questo e poi questo qua, che è sempre per un altro, per lo shampoo. Questo qua invece il limone, che ho voluto prendere questo per ricaricare, per lavare i gatti. E per finire l'ultima cosa, questo, che è per le fosse biologiche, non lo so, comunque lo proverò anche questo. E totale risparmio casa, questo totale sono 183,76. Questi sono i prezzi e erano praticamente tutto in promozione. E niente, questi sono gli acquisti dei prodotti che abbiamo comprato.